Questa mattina presso il liceo statale Martin Luther King di Favara, gli alunni delle quarte classi hanno partecipato al percorso informativo divulgativo sulle cure palliative e la terapia del dolore e nello specifico sullo sviluppo e la diffusione della cultura palliativa attraverso campagne informative su tutto il territorio agrigentino. Ad organizzarlo l'Unione Ospedaliera e Clinica del Dolore dell'Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, ASP 1, diretta dal dottor Gerlando Alongi. Oggi un'equipe dell'Hospice insieme ad alcuni familiari dei degenti hanno spiegato agli alunni del Martin Luther King, diretto dal preside Salvatore Pirrera, che le cure palliative si occupano in maniera attiva e totale dei pazienti colpiti da una malattia che non risponde più a trattamenti specifici e la cui diretta conseguenza è la morte. Il controllo del dolore, di altri sintomi e degli aspetti psicologici, sociali e spirituali è di fondamentale importanza. Il secondo concorso premio, denominato Il Mantello, a cui hanno aderito 10 istituti scolastici superiori della provincia di Agrigento, ha avuto inizio lo scorso 17 aprile a Castel Termini. Allora, io dicevo stamattina che Epicuro, per fare un riferimento classico, diceva: dove c'è la morte non ci sono io, e dove ci sono io non c'è la morte. E questa è un po' la fotografia della società moderna, che cerca di cancellare il concetto di morte. Perché coinvolgiamo i ragazzi? Li coinvolgiamo perché ce lo permette un progetto, ma li coinvolgiamo perché sappiamo che la prossima classe dirigente del futuro, la classe dirigente del futuro, molto sensibile a tematiche così importanti, ma non solo a tematiche che riguardano il dolore e le cure palliative, ma i ragazzi sono il futuro e quindi su tematiche importanti devono confrontarsi, devono portare avanti assolutamente. Ma è una cosa importante, rientra nei compiti, possiamo anche definirli istituzionali che oggi ci sono. Noi l'abbiamo sempre fatto da quando l'Hospice è nato nel 2003, però oggi con la legge 38 che è stata emanata nel 2010 diventa un obbligo di legge creare educazione, sensibilizzazione, prevenzione e annullamento anche del cosiddetto dolore inutile. La legge 38 tutela il diritto all'accesso delle cure palliative, all'accesso alle cure per il dolore, proprio come norma, e quindi questa è una cosa fondamentale. E attraverso le scuole, facendo questo lavoro di sensibilizzazione, cerchiamo di annullare i tabù che oggi ci sono: la sofferenza, il dolore, la morte. Ecco, dobbiamo parlare con chiarezza di tutte queste tematiche.